Salve squadra, oggi facciamo un po' di polemica prendendo in giro i vecchi, i cosiddetti boomers. Che bello! Ridiamo dei boomers perché sono la classe egemone di questo paese, da un punto di vista politico, sociale, culturale soprattutto. E possiamo sconfiggerli? No, non possiamo. Però possiamo capire cosa diavolo gli frulla in testa e come fanno a giustificare ogni cosa con questa bella favoletta del politicamente corretto. E cercare un po' di scardinarci anche noi. Quindi sigla e diamoci dentro! Dalle basi, che cos'è un boomer? Sul dizionario possiamo trovare tante definizioni, ma in generale si definisce boomer una persona anziana, scollegata dalla realtà e tendente a un severo paternalismo nei confronti delle generazioni più giovani. Secondo la Vulgata, la frase ok boomer è quella frase usata per zittire con insofferenza le lagne di una generazione anziana buona solo a criticare, quando sono loro i responsabili di tutti i mali di questo mondo, primo fra tutti il disastro climatico. E io su questo sono d'accordo. Boomer è un termine preciso all'interno di un conflitto generazionale su un tema ben preciso. Da una parte abbiamo questi anziani che sciorinano un paternalismo ingiustificato, non prendendosi neanche un briciolo di responsabilità, e dall'altra parte abbiamo i giovani incavolati neri. Non tanto perché sanno che in futuro l'ossigeno verrà privatizzato, ma perché sanno che non potranno permetterselo. Ma per me il boomer non è soltanto un povero vecchio fuori dalla realtà, per me è una cosa un tantino più ampia. Per me, infatti, il boomer è una persona così spaventata dai cambiamenti, in particolare quelli sociali e culturali, che per resistere a questi cambiamenti attua due strategie. La prima è una liquidazione generale, spesso sfottendo o umiliando tutti quanti quegli studi che sono stati fatti nel corso del tempo per affrontare i temi più interessanti, gli studi di genere, la politica identitaria, come mai è antipatico fischiare una ragazza in mezzo alla strada? Ecco, tutte queste cose vengono liquidate con ironia e sufficienza, come se appunto fossero i capricci di una generazione. Non a caso i boomer bofonchiano sempre le stesse frasi. I giovani sono troppo sensibili, cosa saranno mai i due fischi? Sono omosessuale, ma il mio contesto sociale mi impone una auto-omotransfobia che mi devasta dall'interno. E tutte cose del genere. E questo è quando va bene, perché in questo caso la narrazione è che tutto il progresso, le battaglie per l'uguaglianza, eccetera, siano solo un capriccio dell'ipersensibilità dei giovani e delle femministe. Ma invece, per molti altri, la giustizia sociale, l'estensione dei diritti, il ridiscutere le dinamiche sociali, i ruoli di genere tra uomo e donna non sono capricci, ma dei precisi ed espliciti attentati alla patria. Un tentativo di eversione al potere costituito, un barbarico assalto ai valori nazionali per imporre appunto la famosa dittatura del politicamente corretto. Il politicamente corretto trionferà con il risultato che avremo una dittatura della minoranza sulla maggioranza. La seconda grande strategia, oltre alla liquidazione, è una forma di ignoranza attiva. Ossia, in una forma più o meno cosciente, la gente decide di non informarsi, di non capire, di non studiare, per difendersi appunto da questi cambiamenti o tentativi di cambiamento. Però bisogna dire una cosa. Cambiare opinione, attivarsi per il meglio, è molto difficile, ci vuole un gran bel lavoro. Anche perché tutti quanti questi temi, gli studi del ruolo di genere, dell'aborto, dell'identità, dei privilegi, che cosa significa essere uomo o donna, sono delle cose così difficili e così importanti che possono sconquassare il mondo in cui siamo cresciuti, quindi effettivamente è una cosa che fa paura. Quindi ci sono delle persone che non solo hanno paura, ma non hanno neanche gli strumenti e quindi per forza di cose non si attiveranno mai. Ma ci sono invece molte altre persone che non solo hanno gli strumenti, ma anche tutta la capacità del mondo di capire le cose, ma per un motivo o per un altro non lo fanno. E spesso questi motivi sono sia motivi politici, quindi di opinione, ma spesso e volentieri per posa. Ma questo lo vediamo in un secondo momento. Quindi la cosa importante da capire è che il boomer, per mia opinione, non è semplicemente un povero vecchio, ma chiunque nel paese sia così contrario, così spaventato dai cambiamenti, che per resistergli si attiva o scegliendo coscientemente di non informarsi, fuggendo nell'ignoranza rassicurante, o liquidando il tutto come se fossero capricci, fesserie da giovani, o alla peggio il piano malvagio per attaccare qualche valore generico a cui facciamo ancora finta di dare qualche importanza, che ne so, tipo la famiglia o il matrimonio. Ma in ogni caso, tappando gli occhi a tutto il dolore, la violenza, l'umiliazione e la miseria da cui nascono tutti questi tentativi di cambiamento. Quindi voglio che sia importante sottolineare che per me non è che i vecchi sono boomer, tutti quanti possono essere boomer. È qualcosa che abbiamo dentro. Mettiamola così. Non tutti sono boomer, ma un grande boomer può celarsi dentro ognuno di noi.
Quindi questi boomer compongono la quasi totalità della classe dirigente culturale di questo paese e non solo. Ora la domanda è: quale paese? Beh, il nostro. Un paese dove quasi la metà della gente ha più di 50 anni, un paese dove l'80% della popolazione si definisce cattolica, un paese dove nel 36% degli ospedali non è possibile interrompere una gravidanza, nonostante sia contro la legge, e in alcune zone, come la provincia di Bolzano o la Campania, la percentuale che permette alle donne di interrompere la gravidanza crolla al 30%. E bisogna dire che anche in TV, il principale medium culturale del paese, beh, non è che sia esattamente una festa. Insomma, credo che sia onesto dire che storicamente la TV italiana non è stata proprio il veicolo rivoluzionario di questi temi, tutt'altro. Ha riproposto gli stessi modelli culturali nonostante il mondo vada avanti. Infatti c'è un motivo se ogni giorno abbiamo qualcosa di cui parlare. E prendo il prodotto. Poi, se voglio dare un tocco un pochino più intrigante alla situazione, quando prendo il prodotto... Ma noi siamo contrari all'aborto in ogni sua forma, tra l'altro. Quindi, esatto. Anche 7 donne uccise. Presumibilmente da 7 uomini. Questi uomini erano completamente fuori di testa, erano completamente obnubilati, oppure c'è stato anche un comportamento esasperante, aggressivo anche dall'altra parte? E all'uomo gli piace vedere donna provocante, poi ce lo fa la moglie e la gonfia da botte. È giusto? Ma che sei rincoglionita? È certo che è giusto. Come è giusto? È giusto, è la natura dell'uomo. Quindi non possiamo certo dire che la televisione sia uno strumento che rivoluziona le cose, le strutture, ma invece è uno strumento che serve per confermare le strutture già imposte dalla comunità che abita in quel paese. Questo. Per questo dico che non c'è nessuna discrepanza tra l'elite culturale di questo paese, questa elite conservatrice, spesso bigotta e repressiva, che si muove con la stampa e la televisione, con invece il resto della popolazione. Si confermano a vicenda e insieme lottino affinché nulla cambi. Un esempio lampante è stato quello di una vecchia polemica, quella del duo paracomico di Pio e Amedeo, molto di successo ultimamente per il programma Felicissima Sera. Se vi ricordate, era successo che in questo programma, in prima serata, su Canale 5, con un budget della Madonna, con il 22% di share, i due si erano messi a fare battute omofobe e razziste. Tranquilli, non è che fosse qualcosa di straordinario, era una roba del tipo a Malgioglio piacciono le supposte perché è gay, ci sono i neri che hanno il bigonciolone, poi tipo ci sono gli ebrei che sono avari come i genovesi o i genovesi che sono avari come gli ebrei. Insomma, uno stravolgimento del testo così innovativo che in confronto Ruffini e Carmelo Bene. Ma non era tanto questo il problema, ma il fatto che subito dopo si fossero messi a spiegare alle minoranze che se qualcuno li insultava dovevano starsene zitti. Per esempio, se uno dice a un nero la parola con la N, lui non si deve offendere, deve stare zitto, o meglio ridere anche lui, perché è uno scherzo, no? E come tutti sappiamo, care minoranze, lo scherzo giustifica tutto, anche le parole più orrende da pronunciare. Quindi state calmi, lasciateci fare le nostre battute razziste e omofobe assolutamente senza cattiveria, perché bisogna scherzare su tutto. Io ovviamente l'ho trovato straordinario, perché avevamo due esponenti della maggioranza, quella maggioranza appunto che non appartiene a nessuna minoranza, quella maggioranza che non è mai stata esclusa, che non ha mai subito delle violenze solo in virtù del fatto di esistere, che anzi ha commesso delle violenze nei confronti delle minoranze, che spiegano questi due alle minoranze che loro possono fare un po' quello che vogliono, possono dire un po' quello che vogliono e possono insultarli tranquillamente e che loro stiano anche zitti. E poi ovviamente c'era anche la grande balla, questa cosa che si prende in giro tutto, no? Non è vero. Io quella roba me la sono guardata tutta quanta, non si prendeva in giro tutto. Non è che si prendeva in giro, non lo so, la chiesa, la religione, una bella bestemmia a cielo aperto. No, questa roba non c'è. Si prendevano in giro appunto i transessuali, gli omosessuali, le donne. Cioè, sempre sul bagnato, piove sempre sul bagnato. Quindi anche metterci questa frottola qui per legittimare gli insulti, devo dire, un colpo da maestro. Ora, non voglio aprire questo capitolo, ma non c'è un codice deontologico sulla satira, non c'è un albo di gente che fa satira. Ognuno fa un po' come gli pare, è un po' anarchica come cosa. Ma tipicamente la satira, quella fatta bene, tende non a prendere in giro gli ultimi, gli esclusi, gli umiliati, fa un'altra cosa. La satira fatta bene va verso l'alto, verso il potere, verso chi domina, verso chi fa del male dall'alto. Non invece schiaccia chi è già stato schiacciato, perché tipicamente quello è un'altra cosa, quello è
è bullismo. Quindi, per carità, tutti quanti noi ridiamo delle battute più angoscianti, più terrificanti, più raccapriccianti, perché fanno anche ridere. Ma quando le cose si fanno serie, c'è un motivo se nella storia viene scolpito il nome di Dario Fo e non invece il nome di un paio di tizi che fanno il sottopersonaggio della commedia di Natale dei due terroncelli che non capiscono. Non so come dire. Per tornare a noi, in seguito a questo fatto, il web insorse. Un sacco di post incattiviti, un sacco di gente arrabbiata su Twitter, un sacco di parole di sdegno. E sapete che cosa accadde a questi due comici che conducevano un canale in prima serata su Canale 5 con il 22% di share? Sapete cosa gli accadde? Che vennero premiati al Music Awards per aver innovato il linguaggio televisivo e aver saputo cogliere le sfaccettature della realtà quotidiana. L'ennesimo trionfo del politicamente corretto. Ma prima di andare avanti non possiamo non parlare dello sponsor di oggi, 4Books. Allora squadra, come voi saprete, sapere le cose è molto importante. Per esempio per il mio lavoro è molto importante poter leggere tonnellate di saggi su tutti quanti gli argomenti che mi interessano, ma drammaticamente il tempo non è mai dalla mia parte e non riesco mai a leggere tutto quanto quello che voglio. Inoltre i saggi in generale costano l'ira di Dio e non è raro buttare via soldi per qualcosa che alla fine non è interessante o che sapevi già. Ed è per questo motivo che entra in gioco 4Books. Che cos'è 4Books? Si tratta di un'applicazione che fa questo. Prende i saggi più importanti del panorama culturale mondiale e per ognuno di questi saggi ne estrapola i concetti fondamentali e ci costruisce un podcast di circa 20 minuti. Ed esattamente come se fosse musica, noi possiamo ascoltare questi podcast quando facciamo altro. Quando andiamo al lavoro, quando ci facciamo la doccia, quando cuciniamo. Quando ci facciamo prendere dal panico per l'ansia del futuro. Ovviamente l'applicazione è fatta bene. Se volete potete scaricare i podcast in modo da ascoltarveli quando dovete andare offline, quindi per esempio se dovete fare un viaggio in aereo, oppure potete ascoltarli anche in altre lingue, come l'inglese o lo spagnolo, nel caso appunto vogliate allenare un po' la vostra seconda lingua. Ma ovvio, i testi disponibili sono una valanga e riguardano gli argomenti più disparati. Storia, filosofia, marketing, psicologia, cultura, salute, studi di genere ed è in continuo aggiornamento. Quindi 4Books serve un po' a quello che ci pare. Per esempio, se vogliamo arricchire la nostra cultura su un argomento che non conosciamo, magari mentre facciamo altro. Oppure è un modo iniziale per studiare seriamente un argomento senza spendere l'ira di Dio in saggi che poi viene fuori che non ci erano neanche utili. Oppure, molto banalmente, per arricchirci un po' di più mentre facciamo altro, nei tempi morti, così, sapete, questa roba un po' mettere le mani nel cervello, roba di questo tipo. Quindi perché non provarlo? Tra l'altro, grande figata che sono riuscito a ottenere. Se per caso utilizzerete il link qua sotto in descrizione, potrete accedere in anteprima al grande sconto del Black Friday, che è uno sconto del 50%. Ora, 4Books non lo fa molto spesso il 50%, tipo mai. Quindi adesso, è valido fino al 26 novembre, quindi ora approfittate di questo 50% perché dopo non ci sarà il 50%. Link in descrizione. Quindi di nuovo, 4Books! Impara le cose comodamente! Quindi abbiamo visto che non c'è una discrepanza tra l'elite culturale del paese e il resto del paese, almeno per quanto riguarda la cultura. Ma invece per quanto riguarda la politica, stessa cosa. A vedere i sondaggi, oggi abbiamo al 20% un partito di centro svogliato che piuttosto di prendere coraggio su temi scottanti come lo Ius Soli o il reddito di base, preferisce assecondare la corrente cattolica di riferimento e zittire le voci di dissenso, senza considerare un passato glorioso di politiche degne della peggiore destra. Subito dopo abbiamo un partito di destra scoppiettante con rapporti un tantino troppo stretti con la Camorra e altri membri della criminalità organizzata. Ora il partito è guidato da una donna che non mette in discussione nemmeno per sbaglio la struttura sociale in cui vive il popolo, d'altronde la gente piace, una mamma che rassicura. Poi c'è quest'altro partito che ha raggiunto il massimo dei consensi un paio di anni fa facendo leva sull'odio verso l'estraneo, il diverso, e soprattutto con frasi magiche del tipo chiudiamo i porti o la gente non ne può più. E ora se ne sta lentamente tornando alla quota delle elezioni politiche del 2018. E non a caso sono spesso i politici i più grandi sostenitori di questa grande robetta del politicamente corretto, qualsiasi cosa essa sia, tra l'altro. Ma guardando la realtà delle cose, mi sembra che il politicamente corretto non stia facendo chissà quale cosa. Il DDL Zan, per esempio, mio Dio, ne parliamo ancora. Cos'è che faceva? E cos'è che faceva il DDL Zan? Era forse una legge che dava più diritti al gay? Per caso dava più diritti in modo che venissero superati gli etero rispetto ai gay? Gli dava più diritti? Oppure anche soltanto metteva le coppie gay allo stesso livello delle coppie etero? Faceva una roba del genere, li metteva sullo stesso livello? Per esempio, non so, il diritto all'adozione? No.
Non lo faceva, non lo faceva assolutamente. Non riguardava nessun diritto, in verità. Semplicemente si trattava di una legge che estendeva un reato, anche un aggravante, quindi riconoscendo intrinsecamente il problema di una piaga sociale, ossia un grande problema di omotransfobia, e dall'altra parte faceva un minimo di educazione nelle scuole. Questo faceva. Ed è stata affossata sia dalla destra che dalla sinistra. Ma oltre a questo, cosa... Cioè, vi sembra che ci sia lo ius soli? Che le persone trans abbiano più diritti delle persone etero? Che i gay abbiano, non lo so, dato fuoco all'altare della patria? Cioè, nel senso... Quello che io onestamente vedo è una classe egemone di boomer che parlano terrorizzati di questo cambiamento che non è ancora neanche lontanamente arrivato ai veri gangli del potere o della narrazione. Ora, lo so cosa state pensando, ma ok, c'ho d'accordo, la politica è piena di boomer, la televisione è piena di boomer, il paese è fatto di boomer, ma allora tu, io ti seguo, ci sono... Hai delle visualizzazioni, ci sono delle persone che ne parlano anche su Twitter, su Instagram, ci sono delle persone che fanno un sacco di mi piace e sì, è vero ragazzi, ci mancherebbe altro, ma non dimentichiamoci, siamo proprio su internet, siamo proprio delle micro realtà che non escono fuori, non coinvolgiamo la signora Mega Mazzi all'ottavo piano o il signor Frubaballi che sta alla frutteria Salamalanti. E più andiamo dentro internet, la realtà è proprio dall'altra parte, no? Cioè, guardando Twitter sembra che ci sarà una nuova rivoluzione d'ottobre, quando in realtà poi guardi come vanno le cose politicamente, non è vero. Cioè, per dire, chi è che in TV, davvero su scala nazionale, scardina veramente tutto questo? Cioè, non tanto chi va contro la destra, no? Che va lì, lì ce ne sono, la Gruber, non lo so, qualche presentatore, d'accordo, sì, ma chi è che veramente parla di questi temi importanti, no? Chi è che parla di ruoli di genere, che scardina un po' il concetto della famiglia tradizionale? Chi è che veramente prova a buttare giù questa roba? Davvero, su scala nazionale, che viene ricordata per quello, no? La Murgia forse? Però è vera anche una cosa. Il cambio generazionale è inesorabile e ci sono comunque delle figure che nel bene o nel male stanno spaccando alcune cose. E noi giovinastri, nonostante tutto, ci muoviamo. Associazioni culturali, pagine social, manifestazioni, ogni tanto qualche politico in punti chiave, insomma, un po' di casino lo facciamo. E anche se siamo ben lontani da poter aggredire veramente i media tradizionali e rappresentiamo una fascia insulsa della popolazione sia per quanto riguarda la nostra quantità che il nostro reddito, è comunque per metterli un pochino in allarme o almeno per poter legittimare la loro narrazione da boomer. Cioè? Chiediamoci, come fanno i boomer, che sono i padroni egemoni di ogni cosa, a giustificare questo pericolo, no? Questa aggressione inesistente del politicamente corretto? Lo fanno attraverso il vittimismo o la giustificazione dell'underdog. Mi spiego peggio. In qualsiasi opera letteraria, cinematografica, televisiva, che cos'è che rende interessante un protagonista? Il fatto che sia bello, sveglio, intelligente, forzutissimo? Non tanto. È il fatto che si trovi in una posizione di conflitto, che si trovi in svantaggio rispetto a un problema che deve affrontare. Per esempio Goku. Goku è un personaggio fortissimo, umano, umile, un po' stupidotto, piace alla gente ed è fortissimo. Ma se vincesse ogni singolo incontro con facilità, se la Terra non fosse mai veramente in pericolo, se ogni persona che arriva gli dà un paio di sberle e la storia finisce lì, che razza di storia è? Che due balle! Per questo motivo, ogni volta che Goku deve affrontare un personaggio, quel personaggio è molto più forte di lui, ma poi lui lo batte lo stesso. Oppure, per esempio, all'interno del mio ultimo romanzo fantapolitico, uscito di recente con Mondadori, Rapaci, c'è uno dei protagonisti che è un capitano dell'esercito, che deve trovare delle persone all'interno delle Alpi Giulie, in pieno inverno. Ed è molto importante che lo faccia, perché è in gioco il destino di tutto quanto il paese. Ci sono grandi complotti dietro, quindi è molto importante, e lui è la persona più indicata. È sveglio, intelligente, preparato e addestrato, conduce un sacco di uomini molto armati e molto cattivi, ma se fosse perfetto e basta, che razza di storia sarebbe? Quindi il capitano deve gestire delle cose molto importanti sia fuori che dentro di lui, perché altrimenti la cosa si fa un po' più difficile del previsto. Trovate il link per l'acquisto qua sotto in descrizione. È proprio per questa struttura narrativa che alla base di qualsiasi racconto, storia abbiate mai ascoltato, visto, guardato, mangiucchiato,
Proprio per questo, i boomer, che sono la classe egemone che detiene tutto il potere, finge di essere sotto attacco, racconta di essere la vittima, dice di essere in minoranza. Ma nonostante ciò, in televisione sentiamo sempre le stesse cose. Perché ne abbiamo tutti abbastanza le tasche piene di essere, di vivere, di poter, di parlare. Non appena parliamo abbiamo il terrore di dire: oddio, che cosa ho detto. Non appena sentiamo una parola invochiamo subito body shaming, me too e chissà quali altre minacce. Ragazzi, credo che nessuno di noi ne possa più. Io, noi dobbiamo fare satira, il political correct, arruttuca, il political correct, arruttuca, dobbiamo poter scherzare su tutto senza freni. E anche tanti miei colleghi incominciano a vendere un po' le palle piene di sto politicamente corretto, perché sta diventando un po' una patologia. Basta, per cortesia, basta. Ma di nuovo, in questo paese ci sono delle persone che non hanno proprio gli strumenti, che non gliel'ha mai detto nessuno, sono troppo vecchi, non c'hanno voglia, cioè è inutile. E in più ci sono anche delle robe da Norimberga, per esempio giornali che gonfiano a dismisura fatterelli inutili che non si è mai cagato nessuno, o piazzando titoli fuorvianti per raccattare un paio di click scatenando l'indignazione della plebaglia. Se ci metti in mezzo anche questa roba, certo che allora la narrazione diventa qualcosa di straordinario. Ma ci sono molte altre persone nell'elite culturale che invece gli strumenti per capire ce li hanno, ma per un motivo o per un altro decidono di andare in direzione contraria. A volte spesso per motivazioni politiche di intenzione, ma molto spesso per delle motivazioni lavorative e spesso di posa. E a volte si arriva addirittura alla parodia. Vi ricordate il congresso delle famiglie di qualche anno fa? Praticamente in questo grande congresso si era radunato il meglio del peggio. Antiabortisti che istigavano al linciaggio dei gay, ultracattolici, neofascisti e compagnia bella. E Cruciani, il paladino della libertà, era salito sul palco per dire che lui era contrario alle loro idee, ma che avrebbe fatto di tutto per difendere la loro libertà di parola. E io lo trovai così bello, perché era così... Oh Gesù! Praticamente Cruciani, appunto, il grande eroe della libertà, era andato da della gente che aveva nel manifesto proprio la chiara, precisa intenzione di lottare fino all'ultimo per limitare le libertà altrui, per revocare i diritti altrui, gente che aveva dichiarato e voleva fare questo in maniera chiara, esplicita, e è andato a loro a legittimarli, a dirgli: voi avete diritto di provare a togliere i diritti altrui. Figa. Un combattente per la libertà non lascia il minimo di spazio, di confronto, di legittimazione a chi lotta proprio con precisione per togliere le libertà altrui. È un po' anche su questo su cui si fonda il nostro ordinamento democratico. Io ero così confuso, mi chiedevo: ma perché fare una cosa così senza senso, così sbagliata, così stupida? E poi capì, quel crogiolo a Verona era così angosciante che comunque c'erano state delle proteste molto violente, no? Quindi comunque il paese, una roba del genere, anche noi ci siamo detti: vabbè, ma proprio così non è possibile. Quindi certo, allora figurati se Cruciani non poteva prendere la palla al balzo per fare il buffone, per andare lì e fare il più sveglio di tutti. No, no, loro comunque, la libertà di parola. Mamma mia, che cosa angosciante. Questo è uno sport italiano straordinario, mettersi contro per sembrare più intelligenti degli altri. Ma ancora meglio, far finta di andare contro l'ideologia dominante, proteggendo in realtà l'ideologia dominante. Ecco, parliamo un po' di intellettuali. All'inizio di questo mese un importantissimo sociologo e politologo, Luca Ricolfi, ha scritto questo pezzo straordinario su Repubblica. Sottolineo, su Repubblica. E questo pezzo è una roba che... È un articolo dove lui si lamenta di come il politicamente corretto, di nuovo, sta cercando di corrompere l'Italia, una roba del genere, no? E quindi comincia parlando di come il linguaggio, il tentativo di modificare il linguaggio, sia già quello un elemento di corruzione, no? Sai, per esempio, non dire a un ragazzo omosessuale qualsiasi insulto dispregiativo che abbiamo a disposizione. Questa posizione, profondamente idealistica e antimarxista, condusse a conferire una centralità assoluta ai problemi del linguaggio e a creare un fossato fra la sensibilità dei ceti istruiti, urbanizzati e tendenzialmente benestanti e la massa dei comuni cittadini, impegnati con problemi più terra-terra, tipo trovare un lavoro e sbarcare il lunario. Questo è straordinario, perché in sostanza sta dicendo che la sensibilità è una cosa solo dei ricchi,
no? Applicata oggi la sensibilità è soltanto una cosa dei ricchi. I poveri, la modifica del linguaggio, la parola non riguarda gli straccioni, i pezzenti, sono troppo poveri, no? Sono occupati a cercare di mangiare, sono scimmie. Il politicamente corretto di oggi sta al politicamente corretto delle origini, come le varianti più recenti del virus stanno al virus originario, quello di Wuhan. Sì, grande capo, dimmi di più, cazzo, sì! La seconda mutazione è l'espansione della dottrina del misgendering in tutti gli ambiti. Ti seguo. Gli epigoni meno dotati di senso del ridicolo, da qualche tempo attivi anche in Italia, aggiungono regole di comunicazione scritta tipo usare come carattere finale l'asterisco e vocale U o la cosiddetta schwa per essere più inclusivi, ovvero non escludere o offendere nessuno. Oh cielo! E la polizia non fa niente per impedirlo? La nascita di codici di scrittura corretti procede anche in Italia in una babele di autoproclamati legislatori del linguaggio che si arrogano il diritto di dirci come dovremmo cambiare il nostro modo di esprimerci, non solo riguardo ai generi, ma su qualsiasi cosa che possa offendere o turbare. Oh cielo, quanto è vero! Io l'altro giorno al bar ho dato a un ragazzo omosessuale del fr***o di e tutti quanti mi hanno guardato malissimo. Questa è una chiara violazione del mio diritto a... Beh, deve essere una violazione del mio diritto, non mi sento a mio agio. Altro non vi dico su questo articolo, ve lo lascio in descrizione ovviamente, insieme a un altro articolo di Giacomini Italia che fa un riferimento a lui che spiega perché è fuori di testa con argomenti un tantino più sostanziosi. Però il discorso è sempre questo, no? C'è un membro dell'ideologia dominante, in un mondo dove l'ideologia dominante non viene scalfita neanche per sbaglio, che protegge l'ideologia dominante facendo finta di essere contro l'ideologia dominante. È straordinario. Ora ragazzi, questa parte del video deve essere dedicata, io che vi leggevo alcuni pezzi, del mio guilty pleasure preferito, ossia leggere questi articoli, questi fogli su questi blog, tipo il foglio, l'inchiesta, che una volta a settimana io me li guardo perché è qualcosa di straordinario, e sono appunto questi giga boomer che non hanno niente da raccontare e fanno proprio il grande sport del andare contro, mettersi contro, no? Ed è proprio, non so come dire, una tristezza incredibile, e non l'ho fatto per un motivo molto semplice, che mi sono reso conto che in realtà io li guardo tantissimo perché ho paura, nel senso che li vedo e dico, cazzo, se la mia carriera finisce così, ossia che per tirare 2 lire nel mio blog devo mettermi contro così, è finita, cioè è come guardare me nella versione, in una delle versioni peggiori possibili, quindi sento che non è giusto. Se volete spulciarveli, guardatevi davvero, tra l'inchiesta e il foglio è proprio una roba che poi cose che se non sono fuori di testa sono false, no? È qualcosa di straordinario. Davvero, se potete guardatevi qualche cosa ogni tanto perché fanno veramente... Perderete un sacco di tempo. Dovete perdere veramente un sacco di tempo come ho fatto io. Poi volevo continuare anche sull'asterisco, sulla schwa, però sapete che c'è, è tardi, sono stanco. Vi ringrazio infinitamente per avermi seguito, vi voglio un mondo di bene e se voleste supportarmi su qualsiasi cosa potete lasciare un mi piace qua sotto, lasciare un commento, iscrivervi al canale, potete supportarmi su Patreon ovviamente in cambio di una serie di premi. Come al solito c'è ovviamente il mio libro, Rapace, in descrizione, che è una bella storia, è veramente molto figo, è bello, la gente mi scrive che gli piace, quindi sono molto, davvero tanto contento di questo. Noi ci vediamo molto presto, adesso un bel sorriso e... Lasciamo che il politicamente corretto ci invada di nuovo. Fammelo dire! No, non lo puoi dire, anzi vi dirò di più. Ci vediamo a giugno al Gay Pride. Pia e Matteo saranno lì avanti. A chi va su che... Lo dobbiamo dire. Ragazzi, noi non ci va. Dai, nel 2021. A che serve più sto Gay Pride? Nel 2021 il Gay Pride. Ma per ostentare che... Ma perché sto corteo di gente che preferisce un sesso? Che cos'è? Vabbè, è una questione giusta. Ma a me, che sono eterosessuale, ma avete mai visto in un corteo a gridare "Evviva la figa!"? Mai! Vabbè. Mai! Ma vi immaginate? Ma immaginate a me, eterosessuale, con sta figa di cartone enorme, figa!